meno Europa o meno vincoli europei, vogliamo indietro i soldi in più che siamo portati a pagare ogni anno, vi ricordate la tassa? I want back my money! Anche noi dobbiamo dirlo, magari perfezionando l'inglese, ma non possiamo accettare che rimangano così tanti soldi di quelli che versiamo annualmente, sono 5-7 miliardi, nelle tasche dell'Europa. E poi naturalmente qui è importante la introduzione di una seconda moneta nazionale aggiuntiva. È un recupero, seppur parziale, della sovranità monetaria. L'euro ci ha fatto e continua a farci male. E allora, per uscire dalle crisi, si stampa moneta. L'hanno fatto gli Stati Uniti, l'ha fatto la Gran Bretagna, l'ha fatto la Federazione Russa, l'ha fatto la Cina, l'ha fatto il Giappone. Allora ho telefonato al mio amico Shinzo Abe e gli ho domandato, mi dicono che tu hai stampato molti yen, quanti ne hai stampati da quando sei al governo? Il 20% del PIL, del prodotto interno lordo. Quanto è stato, quanto è il nostro PIL adesso? Tra PIL emerso e PIL sommerso siamo a 2.000 miliardi. Il 20% di 2.000 miliardi sono 400 miliardi. Se noi stampassimo l'euro, negli ultimi 3 anni avremmo potuto stampare 133 miliardi di euro all'anno. E con questi soldi pagare le imprese che hanno i crediti verso lo Stato, pagare chi è povero, aiutare gli anziani e via dicendo. Ma allora, chissà che inflazione hai? No? È sotto il 3%. Quindi, quando nella grande massa monetaria che c'è si immettono nuove monete, nuovi tagli, nuove banconote, l'inflazione che noi temevamo scendesse sotto lo zero si trasformasse in deflazione, l'inflazione aumenta del 3%. Da imprenditore, lo dico a tutti gli altri imprenditori, è un lievito per l'economia. Quindi possiamo stampare moneta nostra per fare tante cose che altrimenti non potremmo fare, ed è fondamentale tirando un'idea folle il solito Berlusconi che ha le idee folli. Bisogna avere la maggioranza. Se avremo la maggioranza, io ho in mente la moneta. Qualcuno ha detto che la chiameremo Silvia. Mille Silvie, no, non mi piace perché la chiameremo Lira, come quella che abbiamo ancora nel cuore e in testa.